Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Allora, io già sono prontissimo per uscire. Oggi mi aspetta una giornata davvero molto 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 impegnativa. Quindi credo che ci vedremo direttamente stasera. Prenderò la videocamera in mano direttamente stasera, anche perché sono ancora in forse. Dovrebbero venire alcuni miei amici, alcuni parenti e anche forse i miei nipoti, perché hanno visto le decorazioni natalizie all'interno del video e vogliono venire a vedere assolutamente l'arena. Quindi credo che ci vedremo direttamente stasera. Ancora non so che cosa farò per cena, ma credo qualcosa di veloce, perché non riuscirò a passare neppure al supermercato. Loro volevano portare le pizze, ordinare le pizze, ma credo che forse farò proprio la pizza in teglia stasera io. Vediamo un po', insomma, con quello ci adattiamo un po' con quello che abbiamo in casa, quindi non è un problema. Io non mi formalizzo mai tanto, soprattutto con chi ovviamente è di famiglia e quindi mi conosce. Ecco perché sono abbastanza tranquillo. Mi rendo conto che è sempre più difficile girare i vlogmas, anche perché passando tutta la giornata fuori per lavoro e per altri impegni avrei poco da raccontare, quindi si riduce proprio alla sera, a quelle poche ore alla sera. Però mi fa piacere portarvi un po' di spirito natalizio, spensieratezza e anche un po' di distrazione, perché voi fate comunque compagnia a me, siete fondamentali soprattutto in questi vlog, perché sono davvero molto impegnativi. Avere il vostro riscontro anche semplicemente con un commento comunque ricarica delle energie di tutta la giornata, quindi siete la mia pillola di ricarica quotidiana, almeno in questo periodo. Ad ogni modo, io adesso scappo e noi ci vediamo dopo. Allora, serata quasi inoltrata. Stasera faremo delle pizze. Ho cominciato già a fare l'impasto qualche oretta fa, ma ahimè stavolta non ha lievitato bene e credo che sia un problema di farine. Infatti ho messo la farina nuvola della Caputo, non quella per pizze che prendo sempre, ma quella nuvola che serve per impasti un po' più alveolati, tipo proprio le pizze napoletane, quelle fatte a forno a legna, per intenderci, insomma quelle tonde. Ma mi sembra un po' troppo ritirato l'impasto. Infatti si ripiega su se stessa, si fanno i buchetti, insomma è davvero un casino andarla a stendere. Ho fatto una, due e altre due teglie grandi qui all'interno del forno, perché da ore ma non riesce neppure a lievitare bene, quindi credo che sia proprio un problema di farina diversa. Ho fatto l'impasto stavolta con il Bimby, ho fatto tre volte l'impasto per pizza. Vado a chiudere lo sportello, perché anche di sera Mr. Life fa sempre lo sportello aperto, ma ormai mi conoscete per l'uomo dallo sportello aperto. Praticamente ho fatto due, tre volte l'impasto Bimby, impasto base per pizza, che prevedeva 400 grammi di farina, 200 grammi, se non mi sbaglio, di acqua, no, 20 grammi di lievito secco. Stavolta ho messo del lievito secco perché è una cosa improvvisata e quindi non avevo nient'altro in casa. Infatti non ho neppure la mozzarella, andremo a mettere dello scamorzone, della provola che mi era avanzata, no, della provola, della, come si chiama, il provolone, perché farò provolone
pesto e pomodorini e un'altra classica con scamorza e sugo. Inoltre avete visto che ho fatto anche dei budini alla Nutella. La ricetta prevede una crema di nocciole da fare eccetera, ma io per velocizzare un po' il tutto ho messo semplicemente 1 litro di latte, 250 grammi circa di Nutella, della maizena 100 grammi più o meno, poi del latte, 1 litro di latte, e se volete potete aggiungere anche un cucchiaio di zucchero, un po' una noce di burro, ma io volevo fare una cosa un po' più light. Sono andato ad addensare tutto, se avete il bimby basta mettere la funzione addensare e avete fatto il vostro budino, che ho messo all'interno dei bicchierini di Ikea, quelli che ho comprato l'altra volta, almeno li utilizzo per i budini perché è la giusta dose per i budini. Visto che sarà abbastanza pesante questo budino, ci sarà pure la pizza e anche del prosciutto che ho preso, quindi non andrò a montare la panna, una panna vegetale che in realtà non mi piace moltissimo, ce l'ho da tantissimo tempo in frigo, però è la classica oplà che a me non piace perché è piena di oli particolari eccetera, mi piace proprio la panna di latte, quella fresca, e su questi budini secondo me va solo quella. Visto che non ce l'ho, andrò a mettere della semplice nulla, del semplice nulla, infatti non andrò a mettere nient'altro. Forse ad alcuni di noi, se non vengono i miei nipoti, andrò a mettere giusto un po' di Baileys al cioccolato o alla mandorla, proprio in superficie per dare quel tocco in più. Io ovviamente non mi cambierò neppure, andrò ad accendere fra poco tutte le luci. Ah, devo mettere anche la tavola, ma farò qualcosa di molto molto soft, perché sapete che a me piace tantissimo fare preparazioni di tavole, cibi eccetera, però quando sono cose all'improvviso diventa un po' un problema organizzarsi, perché non avevo fatto la spesa per una cosa del genere, per una serata del genere, quindi con quello che avevo in casa ho voluto fare tutto. Anche perché secondo me, sempre se non cade qualcosa, anche perché secondo me è bene adattarsi un pochettino. Qui si accendono delle luci, mi chiedete sempre come mai si accendono le luci di botto qui quando passo. Praticamente ho questo LED, questa specie di plafoniera che ho preso all'ingresso, non ho voluto mettere nessun tipo di lampadario particolare, ma ho preso questa plafoniera molto piccola che quando non c'è luce e ci passate si accende automaticamente. Questo perché? Perché anche quando vado ad aprire la porta dall'esterno, quindi quando sto per entrare in casa, si accende, quindi ecco, ogni volta che mi avvicino a quella porta si accende anche dall'altro lato, quindi anche dall'esterno, e questo mi permette di entrare in casa con molta tranquillità e in estrema sicurezza, perché è davvero molto molto comodo entrare in casa ed avere già una luce che si accende. Anzi, fatemi sapere se voi adottate sistemi di questo tipo, non mi ricordo più quanti piatti ho messo, ecco, ok. Sistemi di questo tipo, perché secondo me sono abbastanza comodi. Ci sono anche delle lucettine piccoline da mettere, ad esempio ok, perfetto, metto giusto un piatto in più in mezzo alla tavola nel caso in cui qualcuno vuole mettere cose. Dicevo, sono molto pratici questi aggeggini qui, che quando passate si vanno ad illuminare, perché così anche durante la notte, se ci sono bambini, anziani, io ce l'ho anche per mia mamma un LED che le permette di avere la zona illuminata dell'ingresso appena lei entra, quindi appena mette proprio la chiave nella porta. Comunque fatemi sapere se adottate cose del genere. Qualcosa sta succedendo qui, oggi questa pizza non mi viene, meno male che sono pizze informali tra amici. No, niente, dicevo, invece dall'altro lato io faccio cose, vi farò venire il mal di mare, però faccio cose intanto, perché questi sono i vlogmas. Allora, aggiornamento, ho condito un po' le pizze, sto preriscaldando il forno, richiudo un'altra volta lo stipetto, e qui ho messo del semplice sugo con dell'olio e nient'altro, perché praticamente non piace l'origano eccetera eccetera. Qui già ho tagliato il formaggio, qui pure, qui ho messo il pesto, questo è il pesto che ho fatto io tempo addietro con le mandorle e il basilico, che è questo vasettino qui, tra l'altro mi è anche finito, e qui infatti ho allungato con un po' di sugo. Qui c'è un'altra teglia, adesso porto il forno a temperatura e poi inforniamo il tutto e se magna. Anzi no, mi stavo dimenticando che sopra queste qui con il pesto ci vanno i pomodorini che devo andare a tagliare. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a...
Allora, vorrei prendere un po' di basilico fuori, ma visto che piove e fa freddo, non credo che uscirò. Infatti ho tutte le mie piantine aromatiche fuori al balcone della cucina, ma ogni volta si vanno a seccare perché sinceramente non me ne prendo mai cura, in quanto a volte mi dimentico di uscirci proprio fuori a questo balcone, altre volte insomma capita che il vento forte, la pioggia le distrugge totalmente, quindi ogni volta ricompro piantine nuove e ogni volta mi muoiono. Ho acceso questa di Ave in Me stasera, ovviamente tra poco accendo tutte quante le luci, perché visto che ho 10.000 cose accese non vorrei che mi saltasse il contatore proprio adesso, visto che non so se mi avete seguito anche su Instagram tempo addietro, c'è stata una problematica con il contatore e quindi praticamente del palazzo, grazie alla purtroppo al maltempo, e quindi stanno ancora facendo dei lavori, hanno programmato ancora altri lavori che faranno credo tra un paio di giorni, e quindi ogni volta la corrente va e viene, soprattutto quando carichiamo molto il contatore. Infatti prima avevo la lavatrice, lavastoviglie, insomma tutto insieme al forno, ed era saltata la corrente. Ecco perché adesso ho spento proprio tutte quante le luci del soggiorno e le accenderò a breve. Infatti pensavo, speriamo che si finisce con questi problemi con l'elettricità, perché praticamente a casa mia è tutto basato sull'elettricità, piano induzione, altri elettrodomestici, insomma qualsiasi cosa, anche a partire dai piccoli Google Home eccetera, quindi figuriamoci, non sia mai succede che la corrente non è più disponibile, diventa veramente un non vivere. Infatti ho fatto quella storia Instagram in cui mi vedevate con delle candele, e ho sempre delle candele di IKEA all'interno di casa, perché così vado ad essere sicuro di avere almeno dei punti luce. Comunque non pensiamoci, adesso vado a mettere il formaggio su queste altre e poi abbiamo, spero, finito. Detto che a casa mia c'è puzza di roba vegana, cioè entrano in casa tutti questi profumatori, mi hanno fatto le valide collaborazioni con le persone, cioè dicono che puzza di roba vegana. Sì, sono tutti puliti quelli là. Questi si autogestiscono perché a casa mia non c'è più niente. Ecco, questo è la figura. Allora stiamo per iniziare a giocare a 7:30. Voi giocate a carte, fatemi sapere. In più abbiamo fatto anche la nuova letterina Babbo Natale. Basta. E dai! Questo fanno. Comunque abbiamo chiesto a Babbo Natale di levare da mezzo alcune persone. Basta! Qui stiamo cercando di capire le vite quanto costano. Le vite avanti non è impugnato. Io sono il 10. Tu non puoi, non puoi spaventare. Tu non puoi, tu stai. Io ho fatto un muro, quindi tu non puoi fare nient'altro. Ma dipende, tu devi sapere. Devi cambiare con me. Che sono tuo zio, la cambio con me. Cambio. Io cambio comunque. Ecco qua, faccio il mattato. Allora, dai, morta, chi è morto? Chi è morto? Spacca. Mi hanno scappata. Allora con i morti non si può parlare con i morti.
Ho spento tutti gli alberi, adesso devo almeno avviare la lavastoviglie e poi domani mattina credo che con calma riuscirò a fare qualcosina, anche se non avrò il tempo perché poi devo andare a lavorare, quindi penso nella giornata di domani, nel pomeriggio oppure quando avrò tempo, riuscirò a continuare con un nuovo vlogmas e in più a pulire un po' questa casa. Ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Grazie per essere stati con me anche oggi. Mi raccomando, se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi e lasciatemi il vostro like.